Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sul luogo dell'omicidio ci sono i fiori e una scritta: mamma ti ama. Oggi parla la madre di Giovan Battista Cutolo, il 24enne ucciso a colpi di pistola per un motorino parcheggiato male. Parole dure, una denuncia forte. Napoli è diventata violentissima, un far west. Tutto questo va fermato quanto prima. La donna descrive il sedicenne che ha ucciso suo figlio come un uomo brutale. Mio figlio era pieno di talenti e valori, poteva solo aiutare Napoli e migliorare, ha detto ancora la madre del ragazzo. Uccidendo lui è come se avessero ucciso l'arte e la musica a Napoli. Un ragazzo di 16 anni che esce con una pistola a contezza di quello che fa, esce per sparare, non è un ragazzino, non è un minore, il minore è quello che sta a casa con mammina, che mammina gli prepara il brodino mentre lui guarda i cartoni animati. 16 anni con la pistola con precedenti penali deve avere una pena esemplare. Giovan Battista era conosciuto da tutti nel comune di Mugnano, dove viveva, un bravo ragazzo dedito alla musica e ai amici, una famiglia per bene che sin da piccolo lo aveva iscritto a corsi di musica. Morte assurda, dicono gli amici, gli studenti del conservatorio che insieme all'orchestra Scarlatti Young, di cui il giovane musicista faceva parte, hanno organizzato per oggi pomeriggio una fiaccolata che partirà da Piazza Bellini insieme a personalità del mondo dello spettacolo e delle arti. Il corteo attraverserà il centro per giungere in Piazza Municipio, luogo dell'omicidio, in pieno centro, a pochi minuti dalla questura e dal municipio. La questura ha identificato l'autore del delitto grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso l'accaduto mentre il sedicenne dovrà rispondere di omicidio volontario. Ha impugnato la pistola e ha fatto fuoco 3 volte solo perché riteneva che il motorino del giovane musicista fosse parcheggiato nel posto sbagliato. Il presunto killer sarebbe imparentato con personaggi vicini ad ambienti di camorra. Nel suo passato già un curriculum criminale, rapine di orologi preziosi e un tentato omicidio.